Ecco, Presidente, una vittoria tanto ma tanto sofferta quella di oggi. Sì, poteva essere una vittoria più facile, invece se non facciamo i rigori magari diventa difficile per forza. Poi non è stata una grandissima partita, però credo che alla fine magari abbiamo meritato. E anche, diciamo, era importante portare a casa i 3 punti. Dopo speriamo che la settimana prossima si possa lavorare più tranquillamente e magari creare una situazione che ci permette di giocare bene. Ecco, anche all'andata con Renato si era sbagliato un rigore. Sì, evidentemente non è la squadra migliore per far centro sul rigore, però insomma, dai, per fortuna che abbiamo trovato il gol lì alla fine del primo tempo e dopo sì, abbiamo avuto un dominio territoriale senza grandi spunti e grandi sì, occasioni, diciamo, però sono quelle partite che sono ostiche e diventano più ostiche se ci metti del tuo, anche no? Comunque era l'importante, insomma, anche recuperare subito il risultato dopo la sconfitta, con il Cittadella. Sì, questo sicuramente era importante per ritrovare un attimino la nostra tranquillità. Adesso credo che possiamo lavorare meglio e mi auguro che adesso abbiamo delle partite importanti, a Mantova, poi Pavia, eccetera, che sono degli scontri diretti sotto certi aspetti, no? Allora io mi aspetto che la squadra si ricompatti bene, che lavori bene e che possa ancora migliorare, secondo me, possiamo guardare avanti con fiducia e adesso con un po' più di tranquillità. Ecco, prima di pensare alle prossime partite in settimana, ritornerete sul caso Buccolo. Insomma, c'è probabilità che il ragazzo sia reintegrato? Beh, da quello che ho capito e da quello che ho visto, mi sembra che sì, è un ragazzo che in qualche modo, diciamo, ha pagato per una sua presa di posizione che magari non, in quel momento non andava bene, però credo che in questo mese abbia dimostrato serietà e anche si sia comportato bene, abbia lavorato e magari è giusto che venga rimesso, diciamo, nella rosa della squadra. Le passo l'auricolare, Giorgio, domande dallo Sì, no, studio? no, Elisabetta, sei stata chiara, hai fatto tutte le domande, mi sembra di aver capito, saluto il Presidente Bergamì, mi sembra di aver capito il Presidente Bergamì che guarda il futuro Buonasera. con ottimismo, mi dà anche del lei adesso, questa è una bella cosa, no, che guardi il futuro con ottimismo vuol dire che guardi con la speranza di andare ai playoff e questo ci fa ben sperare a tutti, anche se io la vedo un po' più difficile, però è un bel sperare, insomma, ecco. La vedi positiva. Sì, l'importante era ritrovare la tranquillità per poter lavorare meglio. Credo che abbiamo adesso 10 partite davanti e possiamo sicuramente dimostrare qualcosa di più di quello che abbiamo dimostrato oggi, anche perché credo che ne abbiamo le capacità e le possibilità. Grazie Posso, Presidente. scusami, posso fare una Sì, domanda? aspetti Presidente, una domanda da Alain, l'assessore Prego, Alain. buonasera. Vediamo se c'è, se non va via, rimane. Eccolo, vai Alain. Allora, salve Presidente, intanto, volevo chiedere, lei ha parlato poco fa di Pavia e Mantova sono due derby. Cioè, in che senso? Perché Mantova, cioè, sono due scontri diretti, cioè Mantova No, in due realtà, partite. esatto, due partite scontri diretti, però Mantova è in coda alla classifica, Pavia è sopra di noi. Sì. Qual è davvero lo scontro diretto? Bravo. Allora, lo scontro diretto, quello di domenica, è per tirarci fuori definitivamente da una situazione di classifica. E se vinciamo domenica, penso che la partita successiva diventi uno scontro diretto per guardare più in alto. Grazie, grazie Grazie, Presidente, grazie. grazie.